Ciao ragazzi, buon lunedì, buona settimana. Dire buon lunedì, adesso i giorni sembrano un po' tutti uguali, però ci fa piacere, dai, ci fa piacere. Devo dire che sono anche un po' emozionato di fare questa diretta, perché dopo un mese che ne facciamo di altre, mi sono preparato un sacco di cose che vi devo dire, scritte, e avevo voglia di fare un momento insieme. Mi sentite, mi vedete? Le buon via che cuffietto, ho fatto una zoom prima con gli auricolarini senza filo, ma tutto sommato mi sa che il filo, poi col casino che c'è a rete adesso, ci dà sempre un buon aiuto. Mi sentite, mi vedete, mi date feedback? Oggi ci sono io, Oggi ci sono io e vi dico anche che ho un gran bel desiderio. Ho il desiderio di fare un po' il punto della situazione, di capire a che punto siamo partiti con queste live esattamente un mese fa, anzi 28 giorni fa, era l'8 di marzo, il primo lunedì in cui insomma c'è più un batto il grigio, il nero addosso, e le avete viste tutte le altre? Mentre si connettono le persone, fatemi fare un piccolo check, intanto chi le ha viste tutte? Quindi questa è la 27esima, mi ha saltato un giorno, mi sembra, ma perché all'inizio non le facevo tutti i giorni. Però ho anche una bella idea per questa settimana, adesso ve la racconto. Se le avete viste tutte, o comunque se le avete viste parecchie, mentre si connettono un po' tutti, ci salutiamo, ci diamo un abbraccio virtuale, giuro, io non vedo l'ora di darcelo, di darvelo, giuro che mi piace, cioè, sto cercando di apprendere da questo momento, ma mi manca proprio la fisicità, poi insomma, chi viene in aula con me lo sa molto bene. Mi dite, mi votate la più bella delle 26 che abbiamo fatto e anche la più utile, non sempre è la stessa, non confondetevi, eh? La più bella, quindi quando siete divertiti, quando è stata piacevole, è stata una sorpresa, e dall'altra parte la più utile, quella dove avete portato a casa qualcosa di interessante, un bel insegnamento, è stata una scoperta, è stata una roba su cui prendere appunti, eh? Ci guardavo ieri. La mettiamo anche sempre qua in didascalia, mettiamo il riepilogo delle dirette fatte e devo dire che secondo me è uscita tanta tanta roba. Se volete vi dico anche le mie preferite, però non vi voglio influenzare, anche se diciamo che per me sono un po' tutte un po', sono un cento papà, sono i miei figli, quindi ovviamente chi è genitore lo sa, sono tutte belle, sono tutte piacevoli. La più utile, forse, dal mio punto di vista, è stata quella di Bracchino, perché abbiamo toccato degli aspetti che in questo momento ci stavano un po' sfuggendo: il grande casino dell'informazione, delle fonti più o meno autorevoli, la grande distinzione che c'è fra una notizia che arriva da una fonte rispetto ad un'altra. La più bella. Forse le emozioni hanno sempre il vantaggio di influenzarci, quella di ieri con i nonnini. Se non l'avete vista, la dovete vedere perché è stata una roba. Mi sono emozionato 2 volte. Davvero, davvero bella, piacevole. Madonna, che coccola al cuore. Allora, siamo già in 200. Allora, vi dico l'obiettivo di oggi. Oggi voglio fare 3 cose. Voglio fare un check di come siamo arrivati fin qui, mettere un po' insieme i punti, i fili. La seconda cosa che voglio fare, vi voglio dare un po' un elenco di cose che ho io, di come affronterei questo momento, un mese dopo, di come affronterei almeno il prossimo mese, perché abbiamo capito che non riusciamo di casa in questi giorni. E poi tutta una parte domande e risposte. Se volete, me le fate, iniziate a scrivermi se avete tranquillamente delle riflessioni. Io devo dire che oltre alle live che facciamo qua, direttamente incontro anche un sacco di gruppi con cui lavoro continuamente, però qua voglio fare un discorso un po' più ampio, un po' tutti insieme. Vi dico, se dovessi esprimere un desiderio, sarebbe quello proprio che facciamo questi 40-50 minuti di estremo valore che voi volete mandare un po' a tutte le persone intorno a voi, perché voglio toccare temi che vanno bene per chi fa un lavoro dipendente, per chi fa un lavoro autonomo, per chi fa impresa. Voglio parlare un po' delle persone. Sappiamo che prima di un'attività lavorativa siamo tutti quanti esseri umani, persone. Quindi ve lo chiedo tutti i giorni, lo chiedo anche oggi. Condividetela questa diretta, lo faccio anch'io.
subito dal mio profilo rispetto alla mia pagina, o meglio, dalla mia pagina verso il mio profilo, e vi esprimo questo desiderio. Mi piacerebbe veramente che chi fa sti 40-50 minuti insieme oggi condividesse alla fine, lo facesse girare. Vorrei proprio fare un piccolo e veloce tagliando, che rimanga anche ai posteri, che rimanga anche a noi, a un mese da quando tutto parte, da quando questa situazione ci cade addosso, a quello che faremo poi nei prossimi mesi. E credo che sia un po' questo l'obiettivo per cui siete qui, no? Siete qui forse perché mi conoscete, perché c'è fiducia, c'è stima, ma forse anche perché c'è la voglia di confrontarci, di condividere. Devo dirvi la verità, ho questo piccolo sogno, questo piccolo desiderio di creare un po' la community del nonostante questo momento, nonostante la difficoltà, nonostante la paura che c'è in giro, nonostante le sfide, nonostante. Lo sapete, me l'avete sentito dire 1.000 volte in aula, nella vita, i nostri risultati, i nostri obiettivi, ma la felicità stessa non si raggiunge con i sì, ma si raggiunge con i nonostante. E devo dirvi che in questa settimana vi ho preparato anche un po' di contenuti in questa direzione, vi faccio un piccolo cameo, mano a mano che condividete, e così do tempo a tutti di entrare poi nella pratica. Sta settimana facciamo, ve li dico in ordine sparso, poi dopo alla fine vi do anche appuntamento per domani. Allora, abbiamo ospitato fino adesso 30 uomini, 9 donne, ho proprio fatto tutto l'elenco, e aveva ragione Cecchipone quando ci ha detto che dobbiamo portare più giovani e più donne. Non ho fatto bene il conto dei giovani perché la domanda sarebbe se sono più giovani i nonnini di ieri o tanti trentenni che incontriamo in giro. L'avete ascoltata la diretta di ieri? Forse sono più giovani loro. Comunque, 30 uomini e 9 donne. Sta settimana ho cercato due donne d'eccellenza e saranno con noi, udite, udite, Giusy Versace. Madonna, che figo, che bello. Pezzo di storia, tre pezzi di storia, come sportiva, come donna che supera delle sfide interessanti e anche come ruolo pubblico. Oggi, tra l'altro, è la giornata mondiale dello sport, credo sia in diretta su Sport Italia. Forse ha detto di sì, sono felice. Se non la conoscete, informatevi. Giusy Versace è tantissima roba. Avremo un'altra donna con cui parleremo di come anche il mondo della cultura si sta riorganizzando. Evelina Cristellen, l'abbiamo avuta anche all'Evolution Forum Day. Sono contentissimo. Poi faremo un check di come anche il mondo dello spettacolo. Avrò tre DJ, Andrea Michele di Radio DJ e Tommy V. Mano a mano che vi dico, ditemi se li conoscete, se vi dicono qualcosa. Poi faremo un check col mondo delle motori, è un mondo a cui sono legato, e faremo una diretta bellissima con due campioni del mondo, quattro mondiali in due, Marco Melandri e Emanuel Poggiali. Per me è un pezzo di storia, un pezzo di vita, ma penso anche per tanti di voi. E poi faremo ancora una puntata con Sgrilli, con Migone, con Andrea Paris. Quindi faremo una cosa ancora sullo spettacolo, sul divertimento. Mi sto fermando, qui vi chiedo due cose. La prima, se avete dei nomi, se avete delle persone che volete suggerirci, suggeritecele, mandateci le bio, perché insomma lo capite, ci stiamo impegnando a costruire. Mano a mano, settimana dopo settimana, il palinsesto. E se ci potete dare una mano, facciamolo. Quindi, tanti di questi nomi escono da suggerimenti anche vissuti con voi. Quindi diteci, aiutateci. Ecco, questa è la richiesta d'aiuto vera. E poi vi faccio un'altra domanda, e falla con Totti volentieri. Silvia, se avete il contatto, aiutateci. Cioè, è ovvio che la farei con Totti, capite molto bene. Poi, questo è il momento, tutti c'è in diretta, tutti fanno diretta. Io penso che sul tema fiducia e speranza noi siamo profondamente credibili. Ne parlavo anche ieri con Brachino, ci siamo confrontati su questo, di come nel tempo tutti quanti noi in questi 4 anni, 5 anni, in questa community, questo valore l'abbiamo sempre condiviso, non è una moda di adesso. Brunello, Michele, ti giuro nelle chiamate di oggi. Grazie. Giovanni Rana, Andrea, se hai suggerimenti, link fateceli, dateceli. Tutti quelli che state scrivendo, volentierissimo, diteci come, se avete un rapporto diretto. Stavo dicendovi, ho nel dubbio se fa la domenica. Domenica è Pasqua. Io la farei, però la faccio se voi mi dite ci siamo. E lo so che non avete particolari impegni. Domenica, però domenica è Pasqua. Se mi dite che vi farebbe piacere stare insieme anche domenica, facciamo
per me è un dono questo, non è lavoro, quindi lo faccio veramente col cuore in mano. E penso, c'è anche un sacerdote fighissimo, c'è un'altra signora che è quella che si è inventata, andrà tutto bene, potremmo fare una roba figa insieme, però ditemi se riempiamo il contenitore, perché dobbiamo essere minimo 300 anche domenica. E tra l'altro mi aspettavo un po' di meglio, 300, adesso entro nel vivo della diretta di oggi, se non l'avete fatto condividete, perché adesso veramente tocchiamo temi che vi possono essere di grande, grande, grande utilità da adesso in poi. Perché, allora, facciamo un po' il riepilogo di quello che abbiamo visto questo mesetto. Noi siamo partiti, la prima diretta che ho fatto, non so chi di voi ci fosse, si intitolava Ci sarà un dopo, cioè si intitolava, in realtà la diretta l'ho fatta perché ho detto che è inutile che dico tutte le stesse cose, vediamoci, ed è venuto fuori sta roba, Ci sarà un dopo. Ora devo dire che quel ci sarà un dopo è diventato subito dopo fiducia e speranza, che sono i temi che portiamo con noi. Poi abbiamo parlato di coscienza, di conoscenza, e poi io in un certo momento, soprattutto quando tanti di voi mi chiedevano Giallo cosa facciamo, come ci muoviamo, e ho continuato a dire, ho ripetuto, forse anche è troppo, abbiate pazienza, però insomma, per me queste sono cose che fanno parte un po' della mia vita e alle quali tengo fortemente. Ho detto utilità, sensibilità, umanità, e poi da qualche giorno sto iniziando a urlare dai che ce la facciamo, no? Davide Cassani ha fatto dai che ce la facciamo con noi, Cecchetto gliel'abbiamo fatto dire, anzi mi ha scritto se è successo non sai come è successo, non è successo niente. Devo dire che adesso dai che ce la facciamo credo debba diventare il nostro motto, o diventare 7 anni, chi di voi mi conosce da un anno, da 2 anni lo viviamo tutti insieme, ci ha fatto anche piacere che Alex l'abbia mutuato. Io credo che adesso siamo di fronte a capire bene, no, questa emergenza sanitaria che piano piano inizia a darci qualche segnale di luce, di risposta. Stiamo comprendendo che le misure prese e anche i sacrifici che abbiamo fatto, perché adesso diciamoci la verità, tutti noi ci siamo rotti i coglioni. Poi abbiamo, se volete, preso il lato positivo. Ma io ne ho veramente i marroni pieni, io non vedo l'ora di poter uscire, io non vedo l'ora di poter andare a fare una passeggiata, non vedo l'ora di poter andare a fare una cena, non vedo l'ora di andare in spiaggia, non vedo l'ora di vederci, di lavorare come abbiamo sempre fatto. Cioè, non so se sono da solo, ditemi anche voi. Poi non mi lamento, faccio il meglio che posso con quello che ho, ne parliamo anche fra poco, e sono consapevole del ruolo che ognuno di noi ha, però questo non vuol dire, lo faccio con gioia. Ma non vuol dire che non abbia i coglioni. Cioè, io non vedo l'ora di uscire, non so voi, Ditemi se lo pensate anche voi. Ora, secondo me è la fase del dai che ce la facciamo. Rispetto a questo, ovviamente, ci colleghiamo con quello che è il tema un po' della vita che deve riprendere, dell'economia, con un ritmo che ci aspettiamo e che forse non tornerà, no? Abbiamo capito un pochino dal punto di vista sanitario. Abbiamo capito che la stretta che c'è stata adesso piano piano andrà verso un allentamento, perché ovviamente ci sono due temi che combaciano, no? O che si sovrappongono. Da una parte l'esigenza di contenere il contagio, ci si è riusciti, di non farlo riprendere, ed è la sfida di dopo, e forse un po' di convivere, perché credo che se dovessi continuare con le parole, dovremmo ragionare sul fatto che la ripartenza debba essere anche una convivenza. Dobbiamo convivere forse per dei mesi, forse anche di più, cioè finché non arriva sto vaccino, ci sarà una convivenza forzata, se volete scomoda, però nessuno di noi vuole continuare a rimanere a casa, quindi se pensiamo, non so se avete sentito, a una fase 2, una fase 3, quindi la fase 2 in cui un po' si riparte e poi la fase 3 in cui si troverà una nuova normalità, no? Cioè, tutti noi abbiamo vissuto questa situazione come una novità. Adesso dobbiamo renderci conto che forse questa novità sta diventando in qualche maniera una nuova normalità con cui convivere per qualche mese. E non lo so se anche voi avete questa sensazione. Io sono lì che mi interrogo, mi chiedo. Anche col fatto che ho più tempo, no, rispetto a prima, io magari prima passavo 6, 8 ore, 10 ore al giorno in aula e adesso è tempo che gestisco diversamente, è vero, sto facendo un sacco di cose, però rispetto a prima ho ritmi diversi. E ho una domanda dentro di me,
la condivido, quindi mi dite se la sentite anche voi, se sto facendo bene o se sto perdendo tempo. Perché quando ne hai un po' di tempo questa domanda ti assale, ovviamente. Quando sei preso nel frullatore non te lo chiedi, in realtà è una domanda che dovremmo porci sempre. Non è che non me lo chiedo, però grazie a Dio io faccio cose che mi piacciono e incontro gente che mi piace. Sono concentrato su progetti che mi fanno star bene, soprattutto a livello umano, nel cuore, poi anche dal punto di vista imprenditoriale sono sicuramente benedetto. Adesso c'è un ritmo un pochino meno forsennato, in cui magari non hai l'urgenza della sveglia la mattina, perché non è un impegno preso tic-tac. Mi chiedo, sto facendo bene o sto perdendo tempo? Chi di voi la sente questa domanda? Cioè, io fino a questa settimana devo condividere con voi che ho pensato nella mia testa come potevo spostare tutta una serie di cose, l'ho detto più volte, abbiamo 43 date che ci aspettano. Dall'altra parte, più che spostare, mi sto rendendo conto che si tratta di rinnovare, di innovare, di fare anche robe diverse. Che non è detto, e qui metto sul tavolo una serie di cose che ho anche detto in un video stasettimana, non so se tutti guardate il video delle mattine, di solito eravamo abituati a vederci col video delle 7:15, adesso ci vediamo anche con le dirette, e mi sto rendendo conto che tante persone, magari se fanno dipendenti, si chiedono, ma la mia azienda riapre? Oppure da imprenditori, da professionisti, ma i contratti che avevo ci saranno ancora? Da imprenditori, ma i miei clienti ci saranno ancora? I miei prodotti serviranno ancora? I miei servizi? Quindi tutti quanti probabilmente siamo in questa fase in cui ci stiamo chiedendo dove stiamo andando, cosa stiamo facendo. E non sempre è facile, perché anche questo l'ho detto, ma credo che vada ripetuto, nessuno di noi sa come sarà. Lo possiamo intuire, lo possiamo capire, possiamo stare freschi, attenti, ma nessuno ci è già stato. Questa realtà, anche nell'esperienza di ieri con i nonnini, no? Loro hanno vissuto la guerra, questa non è una guerra, la guerra è durata anni, questa durerà mesi. La guerra erano due parti del mondo che si confrontavano, qua siamo tutto il mondo, anzi, in cui davvero dobbiamo imparare a fare alleanze, oppure, citando Pontremoli, questo veramente è un momento di economia in cui forse più che mai non basta il soggetto, abbiamo bisogno davvero che arrivi un aiuto anche dall'Europa. E in questo io un po' confido, cioè penso, tutto quello che vi sto dicendo parto dal presupposto che le istituzioni un accordo lo trovino, qua non voglio neanche aprire la polemica, lo fanno, non lo fanno, non ci interessa davvero, cioè nel senso non ci interessa. Saranno dei suggerimenti che vi do, siccome non è una cosa che possiamo controllare, non perdiamoci energie. Ragioniamo come se, io nella mia vita ho sempre fatto così, ho sempre ragionato come se, e mi è anche successo una volta su 10 che lo scenario che mi immaginavo non fosse quello, però non ha nessun senso in questo momento se noi non pensiamo che a livello istituzionale, in tavoli più alti di noi, troveranno una soluzione che possa darci una mano, poi non sarà risolutiva per tutti perché chi era morto già prima, adesso ovviamente non resuscita, perché chi faceva fatica già prima, adesso ovviamente purtroppo lo salutiamo, non c'è dubbio. Però dobbiamo partire dal presupposto che lo scenario sarà uno scenario di nuova attività, di nuova economia, di nuovo mondo, per dire una cosa vecchia come il cucco, perché c'è un libro del 30 che parlava così, che è un po' la filosofia che tutti noi condividiamo da sempre, perché chiunque venga in aula con me sa che queste cose le diciamo. Allora, rispetto a questo, e prima di passare a un elenco di cinque cose che mi sono messo giù con la volontà di condividere, vedo che qualcuno, vedo Francesco che mi dice: sto scoprendo la bellezza dello smart working. Mano a mano, io vedo anche Fabrizio qui mi chiede come posso reinventarmi. Io facevo l'operaio. Allora, io qui metto sul tavolo due riflessioni. La prima riflessione è che probabilmente, anche che per chi faceva l'operaio, il mondo ci stava già chiedendo di essere più smart. E penso anche che ovviamente esisterà ancora l'operaio, non è che non esisterà più, non è che il mondo nuovo sarà fatto di robe che prima non c'erano. Il mondo nuovo ci farà convivere con tutta una serie di emozioni che ci trasciniamo, di esperienze che abbiamo fatto, e anche di certo con una
con un compagno di viaggio, con una compagna di vita nuova. E qui cerco, provo, non sono un futurologo, però di interpretare come sarà questo dopo che ci aspetta nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Forse quello che vi dico è più utile per i prossimi anni che per i prossimi mesi, perché ovviamente finché ci sono le scosse di assestamento è difficile pensare di gettare nuovamente i fondamenti, di costruire qualcosa, ma dobbiamo farlo. Allora, l'ho detto, e tra l'altro è stato un piccolo pezzo preso anche da Stasera Italia. Ho scritto ieri col giornalista del Corriere: come fai a prendere 20 secondi e esprimere un pensiero? Chi di voi mi conosce, conosce il mio pensiero e conosce che martedì scorso Emanuela, nella diretta che abbiamo fatto sui social, l'ha anticipato benissimo. Cioè, lo smart working non è il lavoro da casa. Lo smart working, ed è questo che dobbiamo imparare, non solamente le nuove tecnologie, il modo di fare. Di lavorare online, che va bene tutto, figuriamoci. Però quando io posso tornare in aula, io non continuerò a fare una diretta al giorno. Io se sono in aula, sto in aula. Poi magari farò una diretta settimana. Poi magari so usare Zoom meglio. Poi magari ho scoperto Believe ed è fighissimo. Va bene. E quello che voglio però dirvi è che smart significa intelligente, non da casa, non è il telelavoro dove noi rimaniamo come prima, ma lo facciamo qui. No, si tratta di farlo in modo intelligente, verrebbe da dire quasi un clever work, un clever working, cioè dobbiamo, e quando intendo smart intendo tutte quelle cose che chi viene in aula con me conosce molto bene. Il mondo ha grande necessità non solo di competenze, hard skill, ma di nuove. E di questa competenza, ecco il concetto di precarietà che diventa flessibilità, forse più elasticità, più resilienza, capacità di adattamento, perché purtroppo noi dobbiamo sperare che ci diano una mano, ma dall'altra parte dobbiamo pensare come faremo se non arriva questa mano. Quando abbiamo sentito i racconti dei nostri nonnini, è chiaro che loro non speravano che arrivassero le bombe, però spegnevano le luci, però facevano tutto quello che serviva per. Ora, le soft skill, la capacità di trovare soluzioni, la capacità di essere creativi, la capacità di farsi le domande giuste, di collaborare. Ora, non voglio rifare una rubrica sulle soft skill, anzi, chiedo a Giulia se può metterle, questa volta anziché mettere tutte le dirette precedenti, metti le 10 dirette che ho fatto sulle soft skill, perché cavoli, io l'avevamo iniziato a fare ad agosto. Il mondo del lavoro ci chiede questo. Mi verrebbe da dire, forse esagero, la vita ci chiede questo. La vita ci chiede questo. Perché anche stare in casa un mese significa grande flessibilità, che significa sapersi modulare rispetto a quello che abbiamo sempre fatto. Significa veramente rendersi conto che abbiamo necessità di tirare fuori delle risorse anche interiori che magari prima erano importanti. Se penso al mondo del lavoro, prima erano importanti per emergere, oggi sono decisive per sopravvivere. Chi prima non le tirava fuori faceva fatica, adesso chi non le tira fuori mi viene da dire veramente molto dura. Ecco perché vi dico, sta diretta mi piacerebbe che arrivasse in giro, che la faceste sentire, perché qui io non è che sposo una bandiera, sposo una maglia, oppure parlo solo da imprenditore, ma cerco di comprendere proprio da persona come fare, come poter trovare risorse. Quindi, io quello che farei fossi in voi, intanto andrei a rivedere tutte le 10 dirette sulle soft skills, se non le avete viste, oppure cercherei di capire come applicarle, perché poi la vera sfida è applicarle quelle cose, ma lì ci sono un po' di suggerimenti. Come credo che le possiamo applicare noi? Come credo che noi possiamo applicare questo principio evolutivo, no? Voi lo sapete, tutti lo sappiamo, Darwin diceva che non è la specie più figa, non è la specie più colta, non è la specie più intelligente quella che sopravvive, è la specie che si adatta più velocemente. Noi in questo momento l'abbiamo detto anche con Pontremoli, questa cosa, ma prima ancora con Crepè, diretta molto bella. E noi siamo in un tubo di Bernoulli che accentua tutti questi aspetti, e quindi oggi più che mai dobbiamo chiederci: quali sono queste evoluzioni che il mercato mi chiede, che la vita mi chiede, che il mondo mi chiede, che io devo tirar fuori? Lo dico a voi, lo scrivo ogni domenica, io faccio
una rubrica con i miei, mando un messaggio dicendo quello che penso, quello che provo, cercando di infondere fiducia, ma anche grande lucidità. Lo dico a voi e vorrei anche che mi diceste se mi seguite, cioè adesso chiudo un po' la riflessione e vado un po' sul pratico. E quando parlo di pratico, ovviamente non ho il curriculum per poter dire si fa così. Ho la volontà di essere d'aiuto e dire io faccio così, provo a far così. Cosa ne dite? Però facciamo un tac fino a qui. Chi mi segue? Chi è d'accordo? Chi sposa questa filosofia? Chi pensa che dobbiamo ragionare in questo modo? Dobbiamo sperare, pregare che passi velocemente, sperare, pregare che arrivi un aiuto e le istituzioni facciano il loro dovere, ma dall'altra parte dobbiamo pensare come se così non fosse. Dobbiamo cercare veramente di essere veloci nell'adattarci, nel comprendere cosa possiamo fare noi. E che forse la domanda, no, Jack Sintin ha detto molto bene in quella diretta, l'area di influenza, la sfera di influenza, cosa posso fare io? Allora, ne ho elencato cinque cose. Datemi feedback se fin qui sono chiaro, se siete d'accordo. E colgo anche l'occasione per sfogliare un pochino le domande, ma finiti questi cinque punti, le vado anche a rileggere velocemente. Grande Michele. Ok. Allora, cinque riflessioni, cinque robe pratiche, cinque, se volete, sorrido, cinque idee dallo spado pensiero. Io in queste settimane ho elaborato questo. La prima cosa, se state prendendo appunti, questa cosa segnatevele. Se non state prendendo appunti, queste cinque memorizzatele. Primo, rischiano di essere ovviamente retoriche tutte, però sono la sintesi di quello che sto imparando. Primo, apriamoci al nuovo. Cioè, oggi più che mai, questo valeva prima e varrà sempre, però oggi più che mai cerchiamo di aprire nuove relazioni, di aprirci a nuove idee. Non scartiamo di base quello che prima magari avremmo scartato. Non precludiamoci. Nel nuovo magari non troviamo quello che cerchiamo, ma capiamo quello che stiamo cercando. Ci si apre una nuova porta, una nuova possibilità. Serve necessariamente un nuovo apprendimento. Questa è una fase di apprendimento per tutti. Questa non è una fase di raccolta, questa è una fase di apprendimento, di semina dentro di noi. E io, se faccio il mio esempio, in tutti gli anni impazzisco, lo sanno, Simona lo sa benissimo, e vorrebbe che tutti gli anni all'Evolution Forum Day a San Patrignani io portassi Cristiano Ronaldo, o se non riesco Cristiano Ronaldo, che riuscissi a portare, ditemi voi, Angelina Jolie, Brad Pitt. Perché ovviamente ci fa piacere quando abbiamo nomi illustri, no? Ma quello è un lavoro, aprire canali, contatti, quello è un lavoro. Io quando sono 250 giorni in aula non è possibile. Se penso a queste 2 o 3 settimane, ho creato, messo insieme relazioni, Giusy Versace è stato un sogno da sempre per portarla a Sampa. Adesso finalmente intanto la portiamo in diretta. Come è nata? È nata da un contatto, che nasce un altro contatto, crea un rapporto, cioè. Chi fa network, questa è la mentalità del networker, inteso come networking, lasciate stare le attività economiche, la capacità di tessere rapporti, relazioni, mettere insieme, unire. Jobs diceva unire i puntini, no? Cioè, questo ci viene chiesto in questo momento, di aprirci al nuovo, perché se noi rimaniamo chiusi nel nostro mondo, con quelle persone, con le nostre cose, pensate all'online quali possibilità ci dà, anche queste dirette, quanti spunti, le mie. Ieri sera ho fatto una scorsa, cazzo, veramente Jovanotti ha portato il mondo sto mese, è stato veramente, ha fatto una roba bellissima, bellissima. Ma penso anche a quello che trovate, un po' tutti si stanno impegnando, penso a tutto l'e-learning che c'è, quante cose possiamo fare, quanti corsi, quante competenze possiamo acquisire da questo punto di vista. Quindi, primo, apriamoci al nuovo. Oggi più che mai, lo ripeto, l'ho sempre detto. Solo che fino a un mese fa, 2 mesi fa era un suggerimento. Oggi è un must. Noi da questi 2 o 3 mesi, noi da questo periodo dobbiamo uscire con, quando qualcuno dice un mondo nuovo, ci aspetta nuovo. No, noi nuovi, ma nuovi come competenze, come conoscenze, come esperienze, come relazioni, come visione. Primo. Secondo, fate un check.
utilizzate questo momento per fare un check, fate un tampone alle vostre competenze. Io mi sono inventata questa roba che si chiama SSS partita IVA, che è un mini corso di 2 ore che ho fatto live per aiutare chi fa attività di impresa a fare un check. Ognuno di noi faccia un check. Vogliamo metterci in forma fisica? Non è difficile fare un check, bisogna prendere la bilancia e fare una foto e prendere magari anche un centimetro, magari qualcosa per misurarci. Vogliamo fare un check sulle nostre competenze? Allora, il primo check ce l'avete, prendetevi le 10 dirette di Soft Skill, chiedetevi a che punto siete. Secondo, fate un check rispetto a voi come imprenditori, quanto ad esempio siete liquidi rispetto a un mondo che necessita velocità, liquidità. Quanto invece avete attività di imprese che fanno veramente fatica a riconvertirsi. Ieri sera ho visto un esempio da Fazio di un genio imprenditoriale, perché uno che ha una ristorazione e che per amor proprio, per amore della patria o anche per attività di impresa decide di importare una macchina che fa le mascherine dalla Cina e si mette a fare le mascherine, per me è un genio, ma per capacità di riconvertirsi velocemente. Ora, facciamo un check delle nostre conoscenze, delle nostre competenze. Prendete quelle 10 soft skill, datevi un voto. Fate un'analisi di quanto quello che vi serve imprenditorialmente lo padroneggiate. Vado dalla parte marketing, alla parte social, alla parte fiscale, alla parte finanziaria. Poi, se volete approfondire questa roba, c'è SSS Partita IVA e facciamo un mini corso di 2 ore in cui veramente vi entro dentro nelle budella, perché mai più di adesso si può fare. Cazzo, se non lo fai adesso, quando sei preso dalla routine, non lo fai sicuro. Terzo, addrizzate le antenne. Cosa vuol dire addrizzate le antenne? Allora, io vi dico sempre, io sono in un ruolo privilegiato perché per voi posso essere un'antenna. Forse non ce le ricordiamo nemmeno più le antenne, perché oggi sono tutte nascoste, ma una volta nelle case c'erano le antenne. Era l'antenna che ti permetteva di portarti a casa il segnale radio, poi successivamente il segnale video. Cecchetto ci ha ricordato questi anni, no? Allora, oppure pensate quando andiamo agli autoscontri. Ecco, lì ci andiamo ancora. Lì ci andiamo ancora. Chi di voi è stato agli autoscontri almeno una volta negli ultimi anni? Così faccio una c'è 400 quasi. Ditemi chi c'è stato, perché se ci dimentichiamo di essere ragazzini, commettiamo un grande errore. E lì c'è assolutamente chiaro come funziona. La macchinina va per elettricità perché l'antenna sfrega questo tappeto, questo soffitto fatto di elettricità, di energia. E va così, se si stacca l'antenna non va. Ecco, io vi ho sempre detto, io sono un'antenna, io ho il vantaggio. Quando Pontremoli parlava, vi giuro, io rimanevo, rimango sempre a bocca aperta con lui. Ma la sua grande conoscenza è figlia del fatto che lui opera in 6-7 settori diversi. Vi ricordate cosa ti ho detto? Io in alcuni settori lavoro, in altri imparo. Io vado nei CDA, mi pagano anche per imparare, poi prendo e lo porto di qua. Ed è quello che vi dico sempre io, la fortuna che lavoro nel mondo commerciale, ma anche nel mondo di impresa tradizionale. Faccio il trainer, ma sono anche imprenditore. Lavoro con le reti network, ma anche con gli altri sistemi distributivi. Lavoro con chi ha la partita IVA, ma anche chi è un dipendente, o anche chi fa imprese, quindi le gestisce le partite IVA. Insomma, ho la fortuna di avere una conoscenza olistica che mi permette di portare spunti. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi adesso. Cioè, davvero addrizziamo le antenne, alziamo le antenne, cerchiamo di percepire il segnale, perché l'antenna ci permette di arrivare ad un'altezza diversa. Ho fatto anche un video, non si tratta di andare avanti, si tratta di andare in alto. Intendiamo questo. Servono le antenne. Adesso addrizzate le antenne. Cercate in questo marasma generale di avere 3, 4, 500 interlocutori che vi portano informazione, che vi portano conoscenza, di avere qualcuno con cui scambiare tra di voi online, cioè che ci permetta di elevare il dialogo, di elevare la conoscenza, di elevare il livello, ragazzi, perché adesso si tratta di elevarlo questo livello. Quindi, primo, apriamoci al nuovo. Secondo, facciamo un check sulle competenze. Terzo, addrizziamo le antenne. Addrizziamo le antenne, diventiamo antenne, perché questo diventerà valore. Tanti prima mi hanno scritto: io faccio indipendente, come faccio? Cacchio,
fai il dipendente, va benissimo, diventa un'antenna. Una delle cose che potrai portare come valore nelle tue attività, nel tuo mondo lavorativo, nei tuoi gruppi, ma anche alla tua impresa, è proprio questa. Anche il fatto che tu sei in questa diretta, adesso qualche spunto arriverà, io non ho la presunzione di dire tutte cose giuste, dirò anche una serie di stronzate, ma magari qualche pensiero utile arriva e tu lo prendi, lo fai tuo e nel tuo mondo inizi a elevarti e quindi porti valore e quindi ti permette di fare questa evoluzione darwiniana. Quarto, rimaniamo sul pezzo su più fronti, rimaniamo sul pezzo della fiducia, della speranza. Io, davvero ragazzi, da questo punto di vista no, non perdiamo brillantezza. Io ringrazio Dio che mi è venuta questa idea delle dirette tutti i giorni, perché mi costringe a rimanere sul pezzo, mi costringe a pensare, mi costringe. Tutto il palinsesto che vi ho raccontato prima di settimana l'ho fatto ieri. Mi hanno dato una mano i ragazzi, davvero li ringrazio fortemente. Ma tutto ieri al telefono, messaggi, a brigare, a fare. Tenete veramente il ritmo, il ritmo. Volete concedervi un po' di relax, fatelo, ma fatelo come fareste in un momento di lavoro ordinario, altrimenti nasce l'ozio. Dobbiamo rimanere sul pezzo, con la capacità di avere fiducia, di fi fiducia anche nelle istituzioni. Ecco perché non voglio qua commenti negativi, pessimisti. Ragazzi, siamo arrivati a 3,99 e non abbiamo passato i 400. Dai, fate tre condivisioni, arriviamo a 400. Datemi questa piccola soddisfazione, zio Billy. Dai, dai, che ce la facciamo. Dai, dai, tre condivisioni. Di aver fiducia anche nelle istituzioni, di aver fiducia nei mercati, di aver fiducia nelle persone intorno a voi, di aver fiducia magari nel vostro imprenditore. Anzi, se fate i dipendenti, questo è il momento di farvi sentire con gli imprenditori. Io ho scritto un messaggio ai miei, ho detto, ragazzi, siamo sulla stessa barca. Io ci penso dalla mattina alla sera cosa devo fare, anche la notte. Datemi una mano. Ecco, io penso che cosa può fare un dipendente? Cavoli, scrivi al tuo titolare. Scrivi che ci sei, che ti stai guardando, consigliali sta diretta, ad esempio, oppure consigliali qualcosa che stai trovando di utile, perché ora più che mai abbiamo bisogno di rimanere nella fiducia, nella speranza, con oggettività, senza farci prendere dallo sconforto, senza farci prendere dallo scoramento. I nonnini ieri ce l'hanno insegnato, Massimiliano Sechi ce l'ha insegnato. Ha iniziato la diretta un ragazzo senza braccia, senza gambe, dicendo: io sono fortunato. Zio Billy, Davide Cassani ha detto: meno male l'incidente. Io lo so che non è facile dire meno male in questo momento, però siccome non possiamo cambiare le cose, rimaniamo nella sfera di influenza. Cosa possiamo fare noi? Noi non possiamo andare in Europa, non possiamo andare noi a trattare. E devo dire molto onestamente, sebbene abbia un po' di autostima, io non sono convinto che farei meglio. Noi non possiamo metterci al posto delle istituzioni, dei medici, o non possiamo metterci al posto dei nostri imprenditori. Non possiamo farlo. Noi dobbiamo fare il nostro. Facciamo bene il nostro. Oh, 410, mi avete fatto felice, ragazzi. Che roba bella. Chi di voi è d'accordo su questo principio? Perché altrimenti, se noi ci mettiamo a dire io farei così, io farei così, l'Italia già è un paese di migliaia, milioni di commissari tecnici della nazionale, di milioni di premier, però questo è un momento delicato. Ognuno di noi deve essere allenatore della sua vita. Ognuno di noi deve essere premier della sua vita, rimaniamo sulla nostra sfera di influenza. Facciamo noi qualcosa di buono, inventiamoci noi qualcosa. Ecco il quinto punto. Io quando ti dico inventiamoci qualcosa, non sto dicendo devi avere un'idea imprenditoriale. Ieri è uscita un'idea bellissima, questi ragazzi, gli ho anche scritto, me l'ha suggerito qualcuno di voi, non so se mi risponde, perché sono pienissimi. Purtroppo io che conosco come funziona e che ci passo ore al giorno non sempre risponde, vi chiedo venia se a volte non lo faccio. E ho scritto a questi ragazzi che hanno convertito questi frigoriferi smart molto fighi. Ma quello che vi sto dicendo non è che voi vi inventiate qualcosa. Inventare qualcosa significa per me già questo, quinto punto. Questo ve lo chiedo, ve lo faccio come preghiera proprio. Diamoci una mano, diamoci una mano. Quello che avete appena fatto. Vi ho chiesto di fare una condivisione, l'avete fatta, cazzo, non ti costa niente. Diamoci una mano, diamoci una mano. Ma fuori dalla retorica buonista, adesso, no? Anche a me mi avete sentito pochissimo, io ho fatto beneficenza, non l'ho sbandierata. A parte Claudio, che secondo me è un'idea bellissima, e vi chiedo ancora di farlo, 5 euro, Donation League. È una roba simpatica, bella, lo possiamo fare. Non ho mai sbandierato questo, io penso che dobbiamo fare delle piccole cose.
E l'esempio c'è appena stato, vi ho chiesto, condividete, non ti costa un cazzo, fallo, facciamolo, è una roba bella. Cioè non siamo più nella fase di non fare agli altri quello che non vorremmo facessero a noi. Siamo nella fase, citando Papa Francesco, ho citato tutti quelli che ci sono venuti in diretta qui, adesso non ho avuto il tempo di chiamarlo a Franci, però insomma gli scrivo, vediamo se viene a fare una diretta da noi, cagata a parte. E nessuno si salva da solo, diamoci una mano con una condivisione, diamoci una mano con riuscire a comprendere che cosa possiamo fare noi per gli altri. Parlo nell'impresa, parlo nel lavoro, ma parlo anche non solo nell'economia spitta, parlo nell'economia dei rapporti, parlo nel cercare chi è vicino a noi che ne ha bisogno. Io ho avuto qualcuno che mi ha portato i viveri da mia mamma ogni volta a settimana, che io vivo a San Marino, sono un po' autonoma, ma la mamma in questo momento è davvero una salvezza, e mi ha fatto le spedizioni come si fa in guerra, cazzo, come si faceva in guerra, mi ha dato una mano, non ha avuto un ritorno, non la consapevolezza che cavolo è stato vitale per me. Diamoci una mano, tendete la mano a chi è vicino, non aspettate che qualcuno vi chieda, cercate qualcuno che ne ha bisogno, facciamo qualcosa in più. Davvero, io quello che vi chiedo, sapete, la mia filosofia è sempre il soggetto, no? Il soggetto non può cambiare l'oggettività delle cose, ma può cambiare come lui reagisce. La vita è il 10% quello che succede, il 90% quello che noi facciamo con quello che succede. Abbiamo detto che con Oscar di Montigny. Ecco, questo 10%, siccome noi adesso non possiamo cambiare la sanità, non possiamo cambiare l'Europa, non possiamo cambiare neanche quando riapriamo, quando riaprono i nostri mercati, non possiamo cambiare il fatto che stiamo in casa tutto il giorno e magari ne abbiamo i bisogni, però possiamo cambiare, possiamo fare noi qualcosa. Noi, il nostro vicino, la telefonata, cavoli, i nonnini di ieri, ma se avete i nonni vivi, ma fate, insegnategli la videochiamata, fategliela. Io ho fatto la videochiamata con mia mamma, per me questa è una cosa che mi può, un'immagine che mi porterò dietro per sempre, che quando lei non ci sarà più. Facciamo qualcosa noi, nella vita, nel lavoro. Pontremoli ce l'ha detto, oggi più che mai troviamo le persone disponibili, oggi più che mai troviamo le persone che se chiami dicono di sì. Io devo dire la verità, 30 uomini, 9 donne sono venuti in questa, la 27esima diretta, in 26 dirette, 27 con questo, ho portato 39 ospiti che mi hanno detto sì, sì, mi hanno detto tutti sì, parte un paio che dopo sapete la gente fa anche la figa, ma per il resto hanno detto tutti sì, sì volentieri, sì grazie Gianluca, arriviamo un po' di persone, diffondiamo. Ecco, la stessa cosa che hanno fatto loro con me, io cerco di farla con voi, noi cerchiamo di farla in giro, cerchiamo di farla in giro, questo dai che ce la facciamo, veramente deve diventare un modo. Io non so se avete visto Passa il favore, Un sogno per domani, Trevor, quel bambino di 8 anni che riceve un compito dal suo prof di italiano, di filosofia, un'idea che può cambiare il mondo, fatta con la genuinità, con l'autenticità di un bambino di 8 anni che non ha ancora conosciuto magari le bruttezze del mondo e che si inventa una roba semplicissima, Passa il favore. Lui fa il favore a 3 persone gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio, se non che loro a loro volta lo facciano agli altri. Io penso che questa sia il momento in cui noi dobbiamo essere il popolo che soggettivamente si dà da fare e diamo una mano per quello che possiamo, per quello che possiamo, con una donazione, con una condivisione, con la spesa fatta, con una telefonata, con un messaggio. L'ho ripeto moltissimo, io da imprenditore so molto bene che questo non è il momento di chiedere, ma da essere umano so molto bene che chi sta bene, questo non è il momento di chiedere, questo è il momento di dare. Poi tornerà il momento in cui le persone hanno voglia di comprare, di acquistare, nasceranno nuovi bisogni. Questo è il momento, l'ho detto in tutte le dirette private che ho fatto, di essere un ricordo positivo per le persone quando tutto questo sarà successo. Purtroppo noi ci ricorderemo, sapete, sono le emozioni quelle che ci ricordiamo. Raga, siamo scesi a 400, non fatemi uno scherzino, ho ancora 5 minuti, e poi do un'occhiata alle domande che mi avete fatto. Vediamo se c'è qualche domanda specifica. Vi chiedo scusa, adesso sono andato col monologo. Se avete qualche domanda precisa sull'attività, su come orientarvi, ripubblicatela adesso. Vi presto attenzione, vi chiedo scusa. Vado in conclusione. Dicevo, noi viviamo di emozioni, tutti quanti. E noi ricorderemo di questi momenti, ricorderemo
il Papa che va in piazza San Pietro da solo con la pioggia battente, ricorderemo quei carri che escono da Bergamo portandosi dietro delle persone che non hanno neanche avuto un funerale. Noi ricorderemo i bollettini di guerra che ogni giorno alle 18 la Protezione Civile dava, ha dato. Dobbiamo cercare noi di essere un ricordo positivo per le persone intorno a noi in questo momento, con un gesto, con una vicinanza, con un'idea, con un'idea. Questo è quello che penso io, raga. Questo è quello che cerco di fare. Se avete idee, scrivetemi. Lo potete fare in privato, ovviamente leggo. Lo potete fare quando e come volete. Se avete suggerimenti di persone da portare. Adesso vado un pochino a 3-4 domande che mi fate, e poi vado in conclusione, 45 minuti. E ho questo desiderio, nel profondo, che abbiate voglia di condividerla questa diretta. Non perché ve lo chiedono, perché lo sentite. Arturo, come vedo, mi chiede, tac, la riapertura del commercio, soprattutto nei centri commerciali. Beh, come la vedo? Credo che tutti i momenti di assembramento, compresa la mia attività, gli eventi, io con tanti di voi sto scrivendo, stiamo rischedulando gli appuntamenti con meno di 100 persone, quelle con più di 100 persone, secondo me se ne parla a giugno, cioè va bene. Quindi anche qua penso che riaprano gradualmente. Però i centri commerciali, come ce li immaginiamo, come ce li ricordiamo, dobbiamo avere veramente grande pazienza. Parliamo di mesi, credo parleremo di mesi. Quindi servono tutte queste cinque cose che abbiamo appena elencato. Ricordo positivo, Alex. Bello, Francesca, in questa situazione che ci obbliga a stare tutti distanti. Lo scambio, verissimo, verissimo. Lo scambio. Che riflessione quando Pontremoli ha detto: cavoli, tagliare i capelli costa come un quintale di grano. Oggi forse ci rendiamo conto del valore delle cose, no? Del valore delle cose. Marco mi dice: pensa se tutti i network si scambiassero prodotti. Lasciamo stare che sul gruppo network vincente c'è ancora gente che prova a agganciare. Non ho come. Bella Roberto, ok. Bene, raga, se non avete domande precise, io vado in conclusione. Vi ringrazio per essere stati qua tutto questo tempo, 400 persone, 50 minuti. Ho il desiderio vero che possa girare questa diretta. Se vi va, mandatela alle persone vicino a voi, anche se non lavorano con voi. Oppure magari mandatela al vostro titolare, mandatela a qualche vostro collega. Basta fare condividi oppure prendete il link in alto a destra, nei puntini e la mandate via Messenger ad ognuno. Io credo che stiamo facendo una cosa di grande valore, diffondere fiducia e speranza consapevole. Non è solamente uno slogan, dai che ce la facciamo. È un modo di pensare, è un modo di impegnarci tutti insieme. E credo che anche questa settimana le persone che ci verranno a trovare saranno testimoni di tutto questo. Domani alle 13:30 facciamo. Il primo incontro lo faccio con 3 DJ, faccio con Andrea Michele di Radio DJ, sono amici con Tommy V che si è reso disponibile, tutti ve lo ricordate, lo conoscete, anche loro hanno dovuto ristrutturare tutto, cambiare tutto, anche loro hanno dovuto reinventarsi e quindi ne parliamo, stanno facendo dirette continuamente. Se vi va, 13:30 siamo qua. C'è una cosa, un'ultima cosa che vi chiedo di fare, che potete fare nel darci una mano, non vi costa niente. Nel mettere nel vostro profilo, chiedo a Giulia di ripubblicare come ieri. Vedo che tanti di voi ce l'hanno, ma tanti no. Ornella non ce l'ha. Mauro non ce l'hai. Cazzo, lo devi fare. Ciao Maurino, ti voglio bene. Mauro è un amico da dove sei? Eccoti qua. Ah, mi sfuggi, non riesco a pubblicarti da una vita. Allora mettete il photoframe, dai che ce la facciamo. Ci vogliono 10 secondi. Lo mettete nel vostro profilo, facciamo girare su dai che ce la facciamo in giro per il web e poi se potete, non solo voi, ma fatelo girare. Giuri, mettete anche per favore il messaggio che ho scritto e fate girare il messaggio. Se ognuno di noi lo fa fare a 10 persone, un network positivo in cui non chiediamo niente se non la voglia di dirlo tutti insieme. E ne usciremo migliori e ne usciremo insieme. Nessuno si salva da solo, lo sappiamo. Per cui ragazzi, ringrazio voi per essere stati qua, ringrazio tutti i ragazzi di Evolution che lavorano, stiamo continuando a lavorare, a metterci tutto quello che possiamo. Ringrazio Simo, ringrazio Sara, ringrazio Giulia, ringrazio Luca, ringrazio la Dani, ringrazio Massimo, ringrazio Gianni,
Ringrazio tutto l'amore che ci mettiamo, la voglia di scambiare, di aiutarci. Ringrazio voi per essere antenne e se vi va adesso siate diffusori, ripetitori. C'è un paese che ne ha un gran bisogno e io penso che possiamo far arrivare una voce tutti insieme. Vi voglio bene. Dai che ce la facciamo. A domani.